Buongiorno a tutti, a questa giornata di studio dedicata all'approfondimento della legge Fornero e quindi alla revisione del contratto e ai problemi che sono sorti relativamente ai contratti individuali, al progetto in particolare. Quindi vedremo poi nel dettaglio con i nostri relatori i vari punti da discutere e aspettiamo anche le vostre domande, i vostri dubbi. Quindi siamo qui per questo. Oh, però prima di cominciare, permettetemi di fare qualche preambolo su eh, altri tipi di contratto che esistono nel nostro settore, che effettivamente diciamo, eh, sono poco applicabili. Quindi valutiamo un pochino il perché. Ecco, esaminiamo, esaminiamo il motivo per cui sono poco applicabili, nonostante vengano reclamati e diffusi. Dalla triplice e da altre associazioni. Dunque prendiamo in esame il rapporto di lavoro subordinato e il contratto ANIN 6. Dunque, cominciamo con una cattedra di 18 ore settimanali assegnate a un docente di sesto livello, quindi laureato, abilitato. Stipendio mensile è di 1.350, questo è stabilito dal contratto. Il pagamento avviene per 13 mensilità, quindi 1350 euro per 13 mensilità fa un totale di 17.550. Però poi ci sono le spese di INA, l'INPS, i contributi. A carico del gestore è circa il 25, 23%, quindi il 23% di 17.550 viene 4.036 euro. Poi c'è il TFR, TFR che è il monte retributivo diviso 13,5 quindi viene altri 1.300 euro di spesa di costo per la scuola. Totale retribuzione quindi la somma 17.550 più 4.036 più 1.300 viene un totale di 22.886 euro. Il numero di ore di lezione svolte nell'arco dell'anno scolastico quindi per il docente, è di 18 ore settimanali per 33 settimane, il totale delle ore è 594. Quindi il totale della spesa 22.886 diviso 594 viene 38,5 euro, che sarebbe il costo di un'ora di lezione. Mediamente in una classe vengono effettuate in un anno scolastico 1.000 ore di lezione. Quindi se moltiplichiamo le migliori delle lezioni per vedere il costo di una classe, 1000 mille di lezioni della classe per 38,5 viene un totale di costo di ogni classe di 38.500 euro, quasi 40.000 euro. Se la retta scolastica mediamente è di 3.500 ad alunno, occorrono 12 alunni, quindi se la retta è quella, occorrono 12 alunni per classe solo per pagare i docenti. Poi ci sono le spese d'affitto, pubblicità, tasse, manutenzioni locali, ammodernamento delle apparecchiature, segreteria, pulizia dei locali, le utenze, telefono, riscaldamento, eccetera. Se andiamo a vedere facciamo la somma di tutte le altre spese, viene quasi il doppio. Cioè, la scuola ehm, spende un altro 50% del totale eh, per queste altre spese. Quindi i 12 alunni per classe che servono per pagare i docenti, ce ne vogliono altri 12 per pagare tutte le altre spese. Quindi una scuola che applica questo contratto deve avere mediamente per classe dai 20 ai 22, 25 alunni per classe. Adesso ditemi voi quale scuola in Italia ha 25 alunni per classe di media frequentanti. Nessuno di voi ha 25 alunni di media per classe. Scendiamo a 20. Quindi nessuno di voi può applicare questo contratto, o no? Quindi, da, da questo, che cosa si deduce? Che è un contratto sulla carta, firmato dalla triplice, ma inapplicabile dalle scuole paritarie, perché è insostenibile. Nemmeno il 10% delle nostre scuole applica il contratto all'insegna. Tutte le altre, il 90%, applicano il contratto Filins. Perché? Perché la Filins fin dall'inizio ha ribadito l'impossibilità di applicare un contratto del genere e si è battuto da anni per un contratto di collaborazione. Saranno vent'anni che eh, la Filins si occupa di questo problema. Prima per il riconoscimento del punteggio, se vi ricordate, non volevano riconoscere il punteggio ai Cococò, -co. poi contestavano il fatto che eh, il contratto di collaborazione era un contratto di lavoro autonomo e quindi gli ispettori Ips, soprattutto gli ispettori IMSS, non tanto quelli del Ministero del Lavoro, ma quelli dell'Ips, sostenevano che siccome c'era l'orario, Siccome c'è una paga mensile, siccome c'è un'organizzazione aziendale all'interno della scuola, una certa gerarchia, questi rapporti di collaborazione potevano essere considerati rapporti di subordinazione, quindi una serie di ricorsi eh, alla magistratura, ai giudici del lavoro, per decidere se questo tipo di rapporto di collaborazione poteva essere applicato o meno nelle nostre scuole. In alcuni casi abbiamo vinto, in altri abbiamo perso. Ma dico subito che abbiamo perso nei casi in cui i gestori non hanno applicato in maniera ortodossa il contratto di collaborazione. Nel contratto Filiz, siccome il pagamento è ad ora effettiva di lezione, quella cifra di 40.000 euro a docente si riduce alla metà circa. Basta fare il calcolo perché eh, invece di 40.000 se sono mille ore di lezioni in un anno nel, nel eh, contratto di collaborazione la somma è, eh, oraria è intorno alle 20 comprese le spese di IMSI e INAIL 20-21 quindi quella somma di 40.000 euro del contratto in 6 con il contratto FILINS si riduce alla metà ecco perché il 90% delle scuole paritarie ha scelto il contratto Feelings. Non è per simpatia, è perché è, è sostenibile, perché è più sostenibile. E quindi la conclusione è se noi dobbiamo difendere questo contratto per salvare le nostre scuole, dobbiamo innanzitutto capire questo tipo di rapporto, come deve essere svolto e che tipo di collaborazione dobbiamo avere da parte dei docenti, cioè che tipo di trattamento, di rapporto di lavoro si può instaurare con i nostri docenti. Io non so, adesso l'avvocato Salafia che è qui come relatore legale eh, confermerà questa mia impostazione, penso, perché i rischi che questo tipo di rapporto possa essere contestato dall'IPS diminuiscono notevolmente. Se il gestore è coerente con il contratto e si comporta di conseguenza. Poi l'altra considerazione è, dice sì però se il professore può fare ciò che vuole, arrivare in ritardo, può rimanere assente quando vuole e così via. Allora la scuola come fa a funzionare? Ecco, la risposta è semplice. Il contratto di collaborazione prevede una serie di impegni bilaterali, è un contratto bilaterale fra... La scuola e il docente. La scuola si impegna a remunerare secondo le condizioni del tabellare della retribuzione e il docente si impegna a eseguire la sua attività di docente, la funzione docente che prevede anche la lezione in classe, la correzione dei compiti, i contatti con le famiglie, eh, i libri di testo, preparazione delle lezioni e tutto il resto. Quindi la funzione docente. Non è stabilita dal contratto Filins, ma da nessun altro. È stabilita dal Ministero. Non è il gestore che dice al docente cosa deve fare. Perché il docente cosa deve fare? Già lo sa dal Ministero. Quindi da queste considerazioni la Filins cosa ha fatto? Ha scelto il contratto di collaborazione, lo ha difeso nell'arco degli anni e in questa circostanza della riforma Fornero, di questa legge 92 del 2012, che se andiamo ad esaminare poi nel dettaglio vedremo che molti, mo, molte novità sono state introdotte proprio per bloccare il nostro contratto. Però possiamo difenderci. Noi abbiamo studiato in queste settimane, da quest'estate, in queste ultime settimane specialmente, insieme anche alla CISAL eh, all'Avvocato Salafia, ai nostri consulenti, eh, i modi per... Eh, ribattere eh, questa legge punto per punto e cercare una soluzione per poter continuare ad applicare il nostro contratto, perché è l'unico che ci salva. La legge Fornero riforma alcuni articoli del decreto legislativo 276 del 2003 che era il decreto, il decreto applicativo della legge Biaggi, la legge numero 30 del 2003. Il committente non è che a ogni docente gli dice voglio questo tipo di progetto, voglio quell'altro tipo di progetto. C'è già il POF, cioè ogni scuola ha il piano dell'offerta formativa e quindi ogni docente fa riferimento a quello.